In Europa le ostriche continuano a morire. In che modo la scienza può salvarle? Qui, nel sud-ovest della Francia, gli allevatori di ostriche dicono di avere buoni motivi per temere per il loro futuro. Il ciclo dell'allevamento delle ostriche dura da 3 a 4 anni. Purtroppo abbiamo tassi di mortalità che arrivano fino all'80, al 90% nel corso del primo anno, quando le ostriche sono allo stadio larvale. In seguito, durante il secondo anno, la mortalità si assesta tra il 10 e il 15%, mentre il terzo anno il tasso tocca il 30-40%. Alla fine del ciclo riusciamo a malapena a vendere un'ostrica d'allevamento su 10. Gli scienziati di un progetto di ricerca europeo stanno cercando di identificare e neutralizzare gli elusivi ma letali agenti che causano la morte delle ostriche. Dove e in che modo tali ricerche vengono portate avanti? In questi laboratori gli scienziati hanno studiato il ruolo giocato da un virus, tre batteri e un parassita. Hanno appreso come questi agenti patogeni colpiscono le ostriche e sottolineano come proteggere organismi così vulnerabili non sia cosa facile. Vaccinare i molluschi non è possibile. I bivalvi sono invertebrati, non hanno quegli anticorpi che possono essere stimolati attraverso la vaccinazione, come nel caso degli esseri umani o degli animali di fattoria. Eppure, sono allo studio alcune soluzioni, le più promettenti, ma anche le più lente in termini temporali, sono la selezione naturale e l'incrocio, spiegano i ricercatori. In una comunità di ostriche possono emergere individui più forti e più sani, che si difendono meglio contro le infezioni virali. Col passare del tempo possiamo incrociare tra loro questi esemplari migliori per ottenere intere famiglie di individui più resistenti. Al contrario degli animali di fattoria terrestri, le ostriche vengono allevate in un ambiente complesso e aperto, con molteplici fattori ambientali difficili da controllare, tra cui la temperatura dell'acqua di mare, la salinità, l'acidità e l'inquinamento. Certo, c'è il virus, ma poi c'è anche l'inquinamento, nitrati, pesticidi, concimi, finisce tutto nell'oceano. E poi acque di scarico da impianti di trattamento che non sempre sono in regola. Le ostriche crescono davvero in un ambiente aperto. Qui, per esempio, stiamo studiando l'eventuale ruolo che una combinazione di 12 pesticidi può avere nel rendere gli agenti patogeni più virulenti e le ostriche persino più esposte ai loro attacchi. Noi ostricoltori abbiamo sicuramente bisogno di maggiori ricerche sull'ambiente, sull'acqua e sulla qualità dei sedimenti. Dobbiamo sapere come gestire meglio l'intero ecosistema. E nonostante la dura realtà, sia i ricercatori che gli allevatori di ostriche si rifiutano di arrendersi davanti alle difficoltà. Avevo 20 anni quando fui testimone dell'ultima ondata di decessi di massa nel settore. Se allora non fossi stato ottimista, adesso che ho 73 anni non mi troverei a fare ancora questo lavoro. Continuerò a combattere per l'allevamento delle ostriche, ci lavorano anche i miei figli. Spero davvero che un giorno anche i miei nipoti lavorino con noi nell'azienda di famiglia.